Montevarchi e Bastia, due squadre che si trovano già alla terza giornata con allenatori diversi da come erano partiti. Subito Montevarchi pericoloso, ma è Rosignoli che anticipa la battuta a colpo sicuro di Essusì al quarto minuto. C'è un tiro di Menchinella alto, molto ispirato nel Bastia, Ruffini che fa coppia con Giglio. Al dodicesimo c'è un colpo di testa di Bolletta che si perde sul fondo sfiorando il palo. Partita combattuta ma anche equilibrata. Al trentesimo scatta evitando la trappola del fuorigioco Rosignoli, ma viene anticipato al momento di concludere dopo essere entrato in area. Fine il primo tempo dunque 0-0. Nel secondo tempo, al quarto minuto, c'è un calcio di punizione di Giglio, toccato forse con un braccio da un giocatore ospite. I Bastioli protestano, gli ospiti ripartono di veemenza e Russo si becca un giusto giallo per stroncare l'azione del Montevarchi. Sesto minuto, ancora Montevarchi pericoloso, ma Bolletta sbroglia tutto, evitando così anche un possibile calcio di rigore. Al settimo minuto Lischi, colpo di testa di Amatucci, ospiti in vantaggio. Al tiro di Rosignoli, due minuti dopo, fuori di poco, vola De Vincenzi per bloccare un calcio di punizione di Moracci. I cambi nel Bastia, Sille Berrettoni e Giustiniani al posto di Bura. E al ventitreesimo ancora De Vincenzi a metterci pugni per respingere una conclusione del nuovo entrato Giustarini. Il Montevarchi è rientrato in campo con un altro passo, molto rinfrancato, e questa sua freschezza ha sorpreso il Bastia. Bastia però che alla mezz'ora ha l'occasione per riprendere il risultato. Cavallini spinge Bococo in area, Giglio però spedisce il pallone sul palo, fallendo così la possibilità di ristabilire il risultato. Quattro minuti dopo è Berrettoni in buona posizione a calciare piano fra le braccia di Monti. Allo scadere punizione di Felici, Monti in qualche modo riesce a parare e portare in porto così per il suo Montevarchi tre punti preziosi. Guarda, noi abbiamo avuto l'atteggiamento giusto, non bene i primi 20 minuti, però credo che la partita poi sia stata estremamente equilibrata. Loro hanno avuto un'occasione, l'hanno sfruttata, noi abbiamo avuto due occasioni, una con rigore e l'altra con Berrettoni, potevamo rimetterla in sesto. Una partita combattuta. Abbiamo trovato una squadra che chiaramente a livello comportamentale ci ha creato qualche difficoltà, perché una squadra non ha mai mollato, però siamo stati talmente bravi oggi, ma talmente bravi a rispondere ogni qualvolta ci potevano creare un problema, che abbiamo, a parte nell'azione del rigore dove chiaramente siamo stati fortunati, per il resto abbiamo amministrato con intelligenza tutte le situazioni, pur dicendo che Bastia non mi ha fatto una brutta impressione, anzi